Conosco persone che esportano gli oli essenziali siciliani in Francia, comunque questo giusto per dire che il Made in Italy resta sempre una cosa fantastica e sono contento che ci sia il patto, sì, per, siamo il patto per l'export che sta portando avanti il Made in Italy e infatti se uno va a guardare i dati rispetto a un anno fa, quindi prima del Covid, sembra paradossale, però il Made in Italy, cioè l'export sta aumentando, c'è una percentuale maggiore tra settembre 2020 e settembre 2019, questo lo dico perché non va tutto male anche in questa fase. Però ci sono delle realtà che obiettivamente stanno subendo fortissimamente questa crisi sanitaria. Io mi volevo collegare prima a quello che dicevano gli operatori del turismo e mi dispiace veramente tantissimo sentire che qualcuno possa pensare che ci si sta dimenticando di loro, che la gente non che qui a Roma non sappiamo che dietro quella serranda c'è qualcuno. Non è così, se penso che ad esempio il bonus vacanze che c'è stato quest'estate era un modo sempre per andare incontro a questa realtà, perché qui ci si pone il problema degli operatori turistici. A dicembre si sta parlando di un'indennità di 1000 euro per i lavoratori stagionali, si sta cercando di lavorare su questo ovviamente. Poi il fatto stesso, ci sono i vari ristori, 1, 2, 3, 4, dimostra il fatto che continuamente si sta cercando di venire incontro a tutte queste realtà, quindi si può dire non è abbastanza se si fa il 4, il 5, il 6, tutti i ristori che possiamo fare, però non si può, cioè, mi dispiace quando si pensa che qui... Certo. Allora io penso una cosa, sempre, che i soldi sono stati stanziati, che lo sforzo c'è stato, ma penso che davvero abbiamo un problema di burocrazia, di difficoltà di accesso, che è il vero grande tema, cioè la distanza tra quello che è stato pensato è stato e stanziato e quello che succede è troppo troppo grande, perché io le assicuro che dalla mia mail, dillo a Mirta, ne ricevo migliaia di mail di persone che si trovano impantanate in situazioni strane, kafkiane. Ma infatti la politica guida la macchina, però la macchina comunque resta un po' farraginosa, è proprio la burocrazia ed è molto complicato per la politica andare a scardinare, lo fa, ci stiamo provando, stiamo sburocratizzando il più possibile, ma non è nemmeno così immediato. Poi questo qui ci teneva a dirlo, per quanto riguarda invece la domanda che mi faceva, e lascio perché poi sembra che monopolizzo, ovviamente anche noi ci pensiamo alle nostre aziende e lo facciamo fortemente, fortissimamente, ma una cosa che va considerato lo stesso cashback, questo cashback che vale soltanto una cosa, ne sta detta, la carta, il cashback c'è, cioè se tu lo fai fisicamente, cioè se lo fai nell'e-commerce non devi vale andare al negozio, nessun rimborso per acquisti online, ecco l'avete scritto, per questa anche è una cosa importante, sì, per spese e negozi, questo qui è un modo diverso rispetto a quello francese per supportare ovviamente le realtà locali, bisogna allora, fare chiaro, cioè, tra l'altro, questa è un'informazione almeno 10 acquisti, in più 150.